Ciao, se anche a te piace preparare i prodotti naturali, semplici in casa e nel posto giusto. Io sono Olga e sono appassionata di autoproduzione. Oggi con questo tutorial ti mostro come preparare un deodorante in stick con pochi prodotti che solitamente abbiamo in casa e alla fine del video ti dico anche i vantaggi perché puoi utilizzare proprio questo prodotto. Ci vediamo dopo il tutorial, a presto! Iniziamo pesando gli oli. Vi serve 10 g di olio di jojoba, 15 g di olio d'oliva. Se non avete olio di jojoba va bene anche tutto olio d'oliva o altrimenti altri oli che avete in casa. Aggiungo anche 15 g di cera d'api. E anche 10 g di burro di cacao. Se non avete burro di cacao, anche in questo caso va bene aggiungere al suo posto dell'olio. Scaldo a bagnomaria e lascio sciogliere tutto. Quando il composto è completamente sciolto, aggiungo 30 g di bicarbonato. E 20 g di amido di mais. Va bene anche amido di riso o fecola di patate, insomma qualsiasi amido che avete in casa. Mescolo bene. E ho rimesso un attimo a bagnomaria perché si stava raffreddando troppo il composto, quindi ho preferito riscaldarlo per qualche minuto ancora. E in questa fase finale aggiungo oli essenziali, 5 gocce di olio essenziale di Tea Tree. E 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Se avete altri oli in casa va benissimo, potete aggiungere anche olio essenziale di limone, di menta, di rosmarino, di origano, timo, vanno benissimo. Do l'ultima mescolata e lo vado a versare in un vecchio contenitore che ho recuperato di un deodorante lavato e asciugato e verso il composto all'interno. Lascio per qualche ora solidificare bene, dopodiché il deodorante è pronto all'uso. Le dosi che vi ho indicato sono per 100 g di prodotto finale. Grazie per aver guardato il tutorial. Ecco qua il deodorante che ho preparato. Come vedete, si è solidificato, si presenta così.
Adesso vi faccio vedere, si gira la manopolina, lui esce fuori e si spalma sotto l'ascella come un classico deodorante in stick, anzi è molto più piacevole al tatto. E questo prodotto ha tantissimi vantaggi, sicuramente uno dei vantaggi è quello del risparmio, perché costa molto meno produrre questa quantità di prodotto rispetto a comprarlo al supermercato. E poi sicuramente il vantaggio più importante è quello di utilizzare un prodotto completamente naturale sulla pelle. E appunto la presenza degli oli che sono emollienti per la pelle, poi c'è il bicarbonato che impedisce la formazione di cattivi odori e proliferazione dei batteri. Oli essenziali di lavanda e di tea tree sono indicati appunto per un deodorante, hanno le funzioni di antisettiche e antibatteriche, quindi è un ottimo prodotto fatto in casa e svolge perfettamente la funzione di un deodorante. E quello che magari non capita quando compriamo un deodorante al supermercato, che non lascia magari traspirare la pelle, e questo a lungo andare può creare dei problemi. Quindi se questo video vi è piaciuto mettetemi il like, e se non volete perdere altri contenuti del mio canale iscrivetevi e attivate la campanella, e magari potete anche scrivermi nei commenti se utilizzate questa ricetta, se vi è piaciuta e se vi trovate bene. Grazie mille e a presto!